Amici sportivi di Telecapodistria, Sandro Piccinini che vi parla e vi saluta come sempre, vi augura la buona visione e il buon ascolto per questo nuovo appuntamento con il calcio internazionale. Le immagini che vedete provengono da Bucarest, la partita Romania-Bulgaria valida per il gruppo 1 di qualificazione per Italia 90. Una partita molto importante per la Romania che guida questo gruppo con 5 punti, la Danimarca con 4, Grecia 2, Bulgaria ultimo. Stico perlomeno sulla carta, la Bulgaria appunto ha soltanto un punto in classifica avendo perso proprio con la Romania all'andata di questa sfida 1-3 il 19 di ottobre. C'è una sorta di interregno, infatti sulla panchina bulgara siedono Dimitar Penev, allenatore dello Zvezdets, già avversario del Barcellona in semifinale di Coppa delle Coppe, e Gheorghe Vasilev, allenatore del Lettar, la squadra attualmente quarta nel campionato bulgaro. Questo binomio per affrontare di fatto quest'unica partita. Poi si prenderà una decisione, probabilmente il nuovo tecnico sarà Christo Bonev, un ex grande giocatore, ha giocato con il grandissimo Asparukov, e potrebbe essere dunque proprio lui a guidare la Bulgaria con il pensiero ormai rivolto naturalmente all'europeo del 92. C'è chi sostiene che però oggi la Romania, proprio perché distratta, perlomeno i giocatori della Steaua dovrebbero tratti, rivolti naturalmente come sono al grande impegno della prossima settimana di Coppa Campioni contro il Milan, potrebbero sottovalutare sin troppo l'avversario e potrebbe scapparci anche una clamorosa sorpresa. Naturalmente soltanto il campo chiarirà queste possibilità. Entriamo subito in cronaca, un minuto di gioco, la Romania in maglia gialla, calzoncini blu, da sinistra a destra dei vostri teleschermi in questo primo tempo. Abbiamo già visto all'opera Gheorghe Hagi, questo Lacatouche, il lancio verso Kamataru, torna dopo un infortunio Lacatouche, ha mancato la partita che la Romania ha pareggiato in Grecia 0-0, una partita abbastanza deludente, anche fortunata per i rumeni che hanno rischiato qualcosa di troppo contro la Grecia. Ci sono gli applausi del pubblico, un pubblico non numerosissimo, vedete qualche spazio vuoto sugli spalti. D'altra parte una partita segnata sulla carta, non ci dovrebbero essere sorprese. Ha messo fuori Vasev, alla caccia del pallone Stoichkov, prova la Bulgaria ad affondare. L'arbitro di questa partita è Usainov, il sovietico. Mentre le formazioni per la Romania giocano Stelea, che è il portiere della nazionale olimpica, sostituisce l'infortunato Lung, portiere della Steaua di Bucarest, infortunato alle prese con un fastidioso mal di schiena che dovrebbe però scomparire per il grande appuntamento di Coppa Campioni. Si sa, cure davvero molto intensive, Lung dovrebbe essere regolarmente in campo. Col numero 2 Jovan, col 3 Rotariu, poi Bumbescu, Mateusz Rebnić, Lacatouche, Sabau, Kamataru, Agi e Popescu col numero 11. Per quanto riguarda la Bulgaria, Valov, Docev, Ivanov, Vasev, Mladenov, Tinchev, Kostadinov, Stoichkov, Mladenov, Bakalov e Balikov. Col numero 5 c'è Dimitar Mladenov del Traklia Plovdiv, che gioca di fatto al posto di Iliev, il difensore centrale di cui si parla molto in questi tempi, potrebbe essere stato già acquistato dal Bologna per la prossima stagione. È squalificato però Iliev, e al suo posto appunto Dimitar Mladenov. In avanti col numero 9 c'è invece Stoicho Mladenov, un 32enne che gioca in Portogallo con il Belenenses, da seguire naturalmente col numero 8 Stoichkov. E intanto deve uscire Stelea, ma c'era fuori gioco, assenze di Rilgeria oltre a quella di Iliev. C'è anche quella di Ljuboslav Penev, grande centravanti dello Zvezdets, cugino di Dimitar, il tecnico, infortunatosi qualche settimana fa, ne avrà per qualche mese. Assenze importanti, ma la Bulgaria è già sulla strada del rinnovamento, come vi dicevo, con la nuova coppia di tecnici, ma soprattutto con la quasi certa eliminazione nella corsa per il Mondiale. Ci si aspetta una Romania molto aggressiva, soprattutto in avvio, una Romania che poi magari nel secondo tempo potrebbe controllare la situazione. Controlla la Bulgaria adesso. Mladenov, Balikov, c'è Docev, Dimitar Mladenov, Kamataru recupera, attenzione,
tentato l'inserimento Popescu. Tutto regolare, Sabau, zona tiro per lui, Sabau, un gran tiratore, è il destro, ha atteso un attimo di troppo, ha liberato Tince. Applausi del pubblico, 5 minuti di gioco, 0-0 il punteggio, già però una pressione abbastanza evidente della Romania. Ecco la stella, Gheorghe Agi, 24enne, ambito da tutte le grandi squadre occidentali. Gheorghe prova la penetrazione, messo giù, tutto regolare, si rialza, riprende, libera il sinistro, ancora Tinchev, la cattuscia, la caccia del pallone, se la cava bene Bakalov, a destra c'era Stoichkov, palla ancora buona per lui, parte il cross troppo su Stelea, si arrabbia un po', avete visto, con il numero 7 Kostadinov, suo compagno di squadra nello Zvezda di Sofia. Buon ritmo in questo avvio, affonda Jovan Basev, ancora verso Stoichkov, è un avvio abbastanza imprevedibile con capovolgimenti di fronte molto rapidi, con la Bulgaria che risponde, una Romania un po' sbilanciata in avanti, gioca ancora fermo intanto per fuori gioco. Imposta Mateusz, questo è Jovan, il numero di Agi, straordinario Agi, parte il cross, si salva la difesa bulgara forse con un braccio, tutto regolare per l'arbitro, intervento sospetto di Basev con il numero 4, straordinario numero di Agi. Eccolo qua, Gheorghe Agi, davvero un numero fantastico, subito un messaggio per Rigo Sacchi e per il Milan. Ancora calcio d'angolo per la Romania. Parti cross a rientrare, Valov un po' in difficoltà. Sette minuti di gioco. Ancora Gheorghe Agi dalla bandierina, 0-0 fra Romania e Bulgaria, teso il cross, messo fuori da Togiak, Sabau la caccia del pallone, Stoichkov, Rednik in avanti, sempre verso Agi, molto defilato in questo avvio, va via, Ivanov in qualche modo, forse anche spingendo un po', si infiamma il pubblico per questo avvio prepotente di Gheorghe Agi. Ecco Sabau sul primo palo, la Katush, si salva ancora la Bulgaria su Bombescu, ancora calcio d'angolo, la Katush, nuovo mucchio in area sul primo palo, Valov messo fuori, Stoichkov, il lavoro di Mladenov, Bulgaria un po' nel pallone adesso, prova la penetrazione Popescu, di nuovo Agi, è scatenato, tre su di lui, ha tentato il colpo di tacco Mateusz, ma la Romania si mantiene in attacco, è un assedio in questa fase, si fa vedere Sabau, Jovan pronto al cross, messo fuori da Tinchev, con tutta calma col numero 10 Bakalo, si cerca di allentare un po' questa pressione davvero terribile in questo avvio, 9 minuti sono passati, sempre 0-0, ma dopo i primissimi minuti in cui la Bulgaria ha provato a ribattere un po', adesso il predominio rumeno è davvero evidente. All'andata di questa partita vinse la Romania 3-1, doppietta di Kamataro e gol di Mateusz. Romania poi ha battuto la Grecia 3-0 e ha pareggiato appunto in Grecia 0-0 il 26 di aprile.
la Bulgaria dopo la sconfitta 1-3 con la Romania, pareggio in Danimarca e poi sconfitta in casa proprio dalla Danimarca. Prova adesso ad affondare sulla sinistra Stelea. Buono l'inserimento di Tinchev. La Bulgaria che prova a mantenersi in partita, prova ad affondare di tanto, giusto per intimorire un po' la Romania. Sabau, bel numero. Vasev su di lui. Agi. Ancora una finta. Sempre verso Sabau. Finta di Sabau. Tutta la Bulgaria, vedete, all'indietro. Agi. C'è la spinta di Balikov. Calcio di punizione. Attenzione. Agi. Un gran tiratore. Sono ottimi tiratori, però anche col numero 5 Mateusz, lo stesso Sabau, sempre a segno nelle ultime amichevoli, ricorderete quella con l'Italia, 1-0 per la Romania, gol appunto di Sabau. Romania poi sconfitta in amichevole in Polonia. Intanto il gran tiro direttamente sul fondo, ha provato Agi a sorprendere un po' la difesa bulgara, vi dicevo. L'ultima amichevole disputata il 12 aprile in Polonia, 2-1 per la Polonia, un risultato un po' a sorpresa, ma la Romania era un po' in vacanza. 2-1 e gol appunto per i rumeni di Sabau anche in quell'occasione. Sabau della Dinamo Bucarest. E questo è Jovan. Popescu, uomo un po' a tutto campo, lui gioca nell'Università Tea di Kraj. Mateusz, di nuovo Popescu. Lancio verso Rotariu. Forse c'è il fallo, riesce a recuperare, parte un buon cross. Messo fuori da Tinchev. Un po' goffo ma efficace, Jovan, Sabau. Si sovrappone Jovan, tocco per lui. Romania ancora in attacco. Jovan a destra, Rotariu a sinistra. Centrali Rednic e Bumbescu. Centromediano metodista Mateusz. La rimessa lunghissima di Lakatuš. Con decisione Stoichkov. Rednic. Dinamo Bucarest anche lui. Bumbescu. Jovan. È un po' imbambolato Jovan, un po' un jolly difensivo Jovan, può giocare anche centrale. Stefan Jovan, quasi trentenne. Si è trasformato in centrale nella Steaua dopo la partenza improvvisa di Belodedici. Rotariu. Il cross per Kamataru. Ancora Rotariu, Stoichkov, Bumbescu si fa sentire, Rednic, Kostadinov, la rimessa romena, attende Popescu, spintonato Kamataru. Eccolo Rednic. E siamo al 14esimo, sempre 0-0. La sciabolata in avanti, Lakatuš tentava il velo per Popescu, c'è Jovan. Sabau. Con calma Rednic, prova ad uscire la Bulgaria. Ci sono molti errori però in fase d'appoggio, ancora Jovan. Si inserisce Rednic, pesca Lakatuš in fuorigioco. Jon Marius Lakatuš, eccolo qua, 25 anni, Steaua. Riparte Vasev. Vedete, siamo al 15esimo. Mi pare di poter dire che fino a questo momento gli uomini della Steaua si stanno impegnando al massimo. Non mi sembra
ci siano troppi calcoli, almeno in questo avvio, troppi pensieri rivolti alla finale di Coppa Campioni. Oppone però una certa resistenza, la Bulgaria potrebbe complicare un po' le cose, i rumeni, beh, impegnarli oltre le previsioni. Rakatuš, Popescu, c'è Kamataru, tocca per lui, difende palla, sponda Popescu, ancora deviazione, solo calcio d'angolo per la Romania. Popescu, Gheorghe Popescu, come detto, Universitatea di Craiova, 22 anni, uomo a tutto campo. Jenene apprezza soprattutto le doti tattiche. Un buon cross di Sabau, Kamataru, buono lo stacco, un po' meno l'impatto con il pallone. Kostadinov anticipato, Stoichkov, ancora Kostadinov, troppo lento, è sua comunque la rimessa laterale. Il numero 8 Stoichkov, Bumbescu non gli dà tregua, Tinchev sempre verso Mladenov, buon lavoro di Mladenov. Kostadinov, buona questa trama, Kostadinov verso Mladenov, senza successo. Popescu può ripartire, Kamataru, forse c'era il fallo di Ivanov, sì, gioco fermo, no, l'arbitro era a due passi, ha ritenuto regolare l'intervento. Partita molto corretta fino a questo momento, d'altra parte non ci sono troppi motivi di classifica, direi. La Bulgaria è praticamente fuori, la Romania è praticamente già qualificata, anche se deve guardarsi dal ritorno della Danimarca. Buon lavoro di Kamataru, poi Rotariu, Jovan, il cross ancora per Kamataru, schiaccia, l'anticipo sulla Katuš, gran botta, fuori. Ha provato Matteo, presente in questi casi. Applausi del pubblico. Un po' preoccupato Ilya Valov. La torre di Kamataru, l'anticipo sulla Katuš, Mateuz, grandissimo tiratore, capocannoniere del campionato rumeno con 34 reti. È praticamente il Carpa d'Oro 88-89. Rinvio di Mladenov, Dimitar Mladenov. Pur senza forzare, la Romania continua ad attaccare la Katuš. Molto prudente l'atteggiamento degli uomini di Penev, Vasiliev, Rotariu, Mladenov, buon il tocco per Docev, un buon barco per lui, Docev, attenzione, e c'è malinteso poi con Stoichkov, si arrabbia Bakalov dalla parte opposta, davvero un grande spunto di Pavel Docev, Lokomotiv di Sofia. Non è stato appoggiato adeguatamente dai compagni. D'altra parte, per alcuni giocatori della Bulgaria questa è una partita molto molto importante, perché lo slogan, diciamo così, di Dimitar Penev, il gran tecnico dello Zvezda di Sofia, è stato quello di "Ate per lo Zvezda". Poi vi spiegherò perché. Attenzione al cross di Jovan, il colpo di testa direttamente sul fondo, ancora Kamataru, sempre presente ma un po' impreciso almeno fino a questo momento. Dicevo, Penev ha ripetuto più volte di giocare per lo Zvezda, nel senso che tutti quei giocatori che non fanno già parte dello Zvezda, ovviamente in questa nuova nazionale, sono proprio nel suo mirino per quanto riguarda la prossima stagione, potrebbero cioè essere acquistati proprio dal CFK Zvezda, la squadra naturalmente importante della Bulgaria. Ecco perché questa, per molti di loro, in particolare per Docev, può essere l'occasione giusta per dimostrare di valere l'interessamento della squadra che da pochi giorni si è laureata per l'ennesima volta campione di Bulgaria. La Katuš, un po' d'accademia, Sabau attaccato regolarmente da Balikov, Bumbescu sempre molto goffo quando si tratta di impostare, Rednic anticipato da Kostadinov, ci dovrebbe essere il calcio di punizione,
E l'arbitro invece lascia proseguire. Rotariu, Rednic, Popescu, sempre pronto al dialogo in qualsiasi zona del campo. Mateusz, Ivanov, Stoichkov, la Katusha ancora, l'anticipo poi anche su Mateusz da parte di Mladenov, provvidenziale. Rumeno e poi c'è il fallo di Agi. 20° di gioco, primo tempo sempre 0-0, una supremazia evidente ma sterile. C'era ancora un fuorigioco. Il fallo su Sabau. Per quanto riguarda i 5 uomini dell'incampo, positivo l'avvio di Lakatusha e Agi. Molto puntuale negli inserimenti anche Rotariu sulla sinistra. Un po' impacciati sembrano Jovan e Bumbescu. Comunque sono due grossi mastini, certo potrebbero trovarsi in difficoltà contro avversari molto rapidi. Lakatusha in avanti, Kamataru spinge. Vasev controlla, si ferma Kamataru. Dimitar Vasev del Lokomotiv Sofia anche lui. Popescu sempre pronto al dialogo, ancora lui. Riapre, c'è Rotariu. Scivola. Ma ci dovrebbe essere calcio d'angolo. Un angolo che però l'arbitro non concede. Cerca di riprendere un po' fiato la Bulgaria. Bulgaria che si è affrontata in amichevole recentemente contro l'Unione Sovietica e contro la Germania Ovest, sempre in casa e sempre perdendo per 2-1. Rotariu, Rednic, Bumbescu, Popescu, buon il velo, poi ancora lui, penetra, Popescu, zona tiro, prova il destro, colpisce male. Grande visione di gioco, molto disciplinato tatticamente, grande senso della posizione per Popescu, davvero un punto di riferimento importante, è l'uomo della rottura, diciamo così, dei due blocchi, Steaua e Dinamo. Ma nonostante la giovane età, 22 anni, Jenelo considera appunto elemento inamovibile, pedina importantissima, fondamentale della nazionale. Agi, disorienta ancora Tinchev, poi riparte, Agi, raddoppio di marcatura e fallo. Sembra in grande giornata Agi, molto rapido, molto scattante, si sta preparando al meglio evidentemente per la finale di Coppa. Un Agi che qualche tempo fa sembrava un po' appesantito, non certo al meglio della condizione, una condizione che sta ritrovando evidentemente in questo finale di stagione. Lakatusha, Kamataru non ci arriva. Stadinov, Docev. Verso Kostadinov, sempre molto mobile, ma ben marcato. Lakatusha, fermato da Tinchev. Kamataru. C'è Agi. Ancora un fallo. Visto Ichkov. Si è spostato un po' Gheorghe Agi adesso. Dopo un avvio sulla fascia destra. Sta agendo in posizione più centrale. La sciabolata verso Lakatusha. Popescu e alla fine si salva Ivanov. Stava per inserirsi ancora Agi. E c'è ancora calcio d'angolo. 24esimo, sempre 0-0. Gheorghe Agi. Poi in difficoltà, va il pallone, è comunque lungo. Troppo profondo per tutti.
rinvio di Basev alla caccia del pallone. Bumbescu con un intervento un po' maldestro, Kostadinov e si salva, ancora un pasticcio di Bumbescu, sicuramente non troppo sensibile dal punto di vista tecnico. Victor Adrian Bumbescu, 29 anni, marcatore davvero notevole, però quando si tratta di impostare, di appoggiare il pallone, si trova evidentemente in difficoltà, lo sta dimostrando anche oggi. Sabau, chiuso da Bakalov, retrocede, buoni tocchi in avanti per Jovan, buon lavoro di Sabau, parte un buon cross sempre verso Kamataru, anticipato e poi Kamataru ha travolto due uomini. Rodion Kamataru, 31 anni, Dinamo Bucarest, scarpa d'oro 1987 con 44 reti, 17 reti lo scorso anno, 14 quest'anno. Alla vigilia di questa stagione sembrava dovesse emigrare in Logroñes, sembrava tutto fatto, si era già recato in Spagna più volte Kamataru, poi all'ultimo Lucescu, tecnico della Dinamo Bucarest, ha negato il permesso e Kamataru ha dovuto rinunciare ad un l'autoingaggio che non dovrebbe sfuggirgli comunque nella prossima stagione, quando sembra arriverà il permesso ufficiale. In fuori gioco il bomber Kamataru, sembra poter controllare con minor affanno in questa fase la Bulgaria, si è un po' affievolita la spinta rumena, come erano i programmi, grande avvio, adesso si sta pensando probabilmente anche al caldo che è notevole a Bucarest, si cerca in qualche modo di distribuire le energie. Buon rilancio per Bakalov, cerca Kostadinov, Rednic, non si lascia sorprendere, c'è fallo su di lui, recupera Sabau, ma il gioco, vedete, era stato fermato dall'arbitro Kusainov, sovietico. Bumbescu, Rotariu, si propone Popescu, in avanti Mateusz, tocco per lui, di nuovo Popescu, subito di prima, Rotariu. Manovra fluida, parte il cross, un po' troppo profondo, Valov ancora in difficoltà. Non sembra certo inserire il portiere bulgaro. Jovan. C'è Sabau. Ancora impacciato Jovan. Attaccato a Sabau. Esce Vasev. Molto intimorita la Bulgaria. Si temeva e si teme tuttora la goleada, anche se, ripeto, la Romania, una volta sbloccato il risultato, non dovrebbe avere poi grandissimi stimoli. Però, evidentemente, qualche timore di troppo sta in qualche modo giustificando questa tattica completamente rinunciataria della Bulgaria, anche se nei primissimi minuti c'era stato qualche affondo che lasciava ben sperare, evidentemente una Romania un po' troppo sbilanciata in avanti, che aveva forse sottovalutato troppo l'avversario, aveva concesso qualcosa. Ecco Jovan, pronto al cross, è buono il colpo di testa di Lakatush e si salva la Bulgaria a colpo sicuro. Lakatush, forse lo di mano, vedete, protestano Kamataru, Agi, Popescu, un po' tutti. Il pallone è incredibilmente uscito, diciamo così, perché davvero sembrava un colpo di testa a colpo sicuro. Rivediamo, Jovan, molto buono il cross stavolta, Valov a vuoto, Lakatush e si è salvato, direi Ivanov, senza saperlo, inconsapevolmente, ha ribattuto il colpo di testa di Lakatush, rivediamo, sì, sulla schiena di Ivanov, che poi è andato a sbattere anche contro il palo. Clamorose opportunità per la Romania, ma ancora una volta un'uscita a vuoto di Valov, completamente sorpreso dal cross di Jovan. A terra Ivanov. È già pronto Lakatush. Ha provato anche a ribadire in rete Kamataru, comunque non c'era nessun fallo di mano, ha ribattuto con la schiena Ivanov e poi, vedete, col numero 3
è andata a sbattere contro il palo, è in grado comunque di riprendere. Attenzione alla Katusha. Mateusz Kamataru, parte il cross, messo fuori da Mladenov, grande stacco di Dimitar Mladenov. Rednic verso Rotariu, c'è fallo in gioco pericoloso di Kamataru, che sembra davvero fuori fase oggi, molto pesante. Offo sempre in ritardo, molto impreciso anche nelle conclusioni e anche un po' nervoso. Bomber Kamataru. Mladenov sta sostituendo, direi dignitosamente, il gigante Iliev. Qualcuno lo ricorderà, Iliev, difensore centrale di cui si parla molto, potrebbe giocare nel Bologna nella prossima stagione, realizzò un gol stupendo nell'amichevole contro la Germania Ovest. Vasev, inseguito da Sabau. Vasev, buon lavoro, tocca ancora per lui. Prova a ripartire ancora Vasev, Jovan e poi Bumbescu. Buon lavoro di Dimitar Vasev. Eccolo qua. Mladenov, Stoicho Mladenov. Balikov. Ivanov, Stoichkov. Perde l'attimo buono. Addirittura in difesa adesso Kamataru, poi Mateusz. Popescu, ecco Agi, il lancio in verticale di Agi, stupendo, Rotariu, parte il cross, calcio d'angolo, grande idea di Gheorghe Agi, lancio in verticale in è sicuramente l'uomo in più, il fuoriclasse in grado di inventare la giocata giusta in qualsiasi momento. Attenzione alla Katusha, batte corto stavolta, Mateusz colpisce molto male. Popescu prova a uscire la Bulgaria, lotta Balikov, Mateusz anticipa poi di Tinchev, un po' lento anche Mateusz, continua a segnare ripetizioni in campionato, ma in ambito internazionale è meno convincente in questa fase della stagione. La Katusha, e c'è malinteso fra i due, si era fermato Mateusz forse temendo anche il fuorigioco. Ancora un'occasione sciupata banalmente, cominciano a diventare troppe. 33esimo, sempre 0-0. In caso di pareggio non cambierebbe nulla per la Bulgaria, potrebbe essere rimesso in discussione il discorso del primo posto nel caso che la Danimarca dovesse battere la Grecia, andrebbe a raggiungere proprio la Romania, quota 6. Tutto verrebbe rimandato agli scontri diretti. Ecco Jovan. Buon lavoro di Agi. Popescu. Mla sfiora il pallone. Sabau. E ancora Vasev con grandissima grinta. Poi subisce anche il fallo. Vedete Agi si innervosisce con Vasev. È stato toccato duro in effetti, ha provato anche a reagire Agi con un colpetto alla schiena dell'avversario. Si incattivisce un po' l'incontro, Bulgaria che sta rendendo molto difficili le cose, parte un buon cross, il colpo di testa e c'è il gol! Il gol di Popescu! Gran gol di testa! È stato Popescu a colpire! Un grande stacco! Al 34esimo di gioco e torna il sorriso anche per Agi, molto bello il cross, difesa bulgara ferma e vedete Popescu recupera la posizione, cross di Lakatusha, Popescu uno stacco davvero formidabile su Mladenov ed è all'1-0. Ecco, nel momento in cui la gara sembrava farsi difficile anche dal punto di vista così nervoso per la Romania,
questo uomo preziosissimo del centrocampo di Yenei trova il modo anche di sbloccare il risultato. Popescu, Romania in vantaggio. Ivanov, Bumbescu, uno stacco davvero perentorio, fantastica l'elevazione di Popescu. Questo è Sabau, va via Sabau, propone ancora un cross, c'è Kamataru, salta male Mateusz. Fuori tempo Rotario, ma probabilmente c'era stato anche un fallo. Altoparlante ha ricostruito, diciamo così, l'azione del gol, il cross di Lacatusce, il colpo di testa di Popescu. Agi, Rotariu, si sovrappone ancora Agi, ha tagliato la strada Balikov, Rotariu, e c'è semplice rimessa laterale per la Bulgaria. C'è Docev, vediamo adesso la reazione di Penev e Vasilev. Vediamo se cercheranno di cambiare in qualche modo il risultato, se tutto sommato continueranno in questo atteggiamento prudente per limitare i danni. Gioco fermo, c'è un uomo a terra, è difficile stabilire di chi si tratta. Vediamo l'immagine, non ci aiuta. 37esimo, Romania in vantaggio, gol al 34esimo di Popescu, scontro evidentemente fortuito e l'arbitro non vuole perdere tempo. Vedete, fa molto caldo a Bucarest, potrebbero risentirne i giocatori nel secondo tempo. Proprio Popescu, in grado però di riprendere. Rotariu che si riavvia verso la propria metà campo. Josif Rotariu, Steau anche lui, 27enne, punto di riferimento importante sulla fascia sinistra. Stoichkov, Bumbescu, di forza Bumbescu, poi commette fallo. Stoichkov ha un carattere niente male, quindi è probabile che stia un po' innervosendo Bumbescu, che d'altra parte non ha troppo bisogno di essere stimolato da questo punto di vista, e quindi qualche scintilla di troppo fra i due. Balikov, il lancio a cercare Bakalov, che riesce a colpire, ma tutto facile per Stalea. Poi Sabau, inserimento di Jovan, ancora Sabau dopo il tocco di Lacatusce, chiamati in avanti Rotariu, Popescu, verticalizza Popescu, chiede triangolo, toccato molto male Mateusz. Buon lavoro di Bakalov, c'è fuori gioco di Kostadinov, è scattata ancora una volta la trappola del fuori gioco. Una prerogativa, Emeric Yenei, tecnico nato ad Arad, una piccola cittadina ai confini dell'Ungheria. Il 28 marzo del 37 ha dunque 52 anni, ex buon giocatore, ha cominciato con l'Arad Progressul e poi il passaggio alla Steaua, con la quale ha vinto 3 scudetti e 4 coppe di Romania. Ha chiuso la carriera nel 71 dopo 2 stagioni giocate in Turchia. Lacatusce, c'era fuori gioco di Kamataru, ma stava tentando il palleggio Lacatusce, e poi era stato Mladenov a toccare verso il portiere, che è riuscito a recuperare. Come allenatore Yenei ha cominciato nelle giovanili della Steaua nel 72, è passato alla guida della prima squadra e ha vinto subito campionato e coppa nel 76. Dopo 3 stagioni di esilio con l'Orada di Bior nel Tirgovisci, è tornato nell'83. E dopo il trionfo in Coppa dei Campioni nell'86 fu chiamato dalla nazionale, che allena appunto dal settembre successivo, dal 1 settembre 86.
e da quel momento la nazionale ha cominciato a volare anche in virtù di talenti sempre più numerosi. È buono il cross, Popescu si gira ed è incredibile l'opportunità per Aggi, che forse però era in fuorigioco. Popescu, ancora lui pericoloso, ma si riprenderà con un calcio di punizione. Aggi era in posizione irregolare, in ogni caso non era riuscito ad indirizzare il pallone nello specchio della porta, colto presa. Ma vedete, a giudicare dal punto dove si riprende, forse è stata considerata regolare la posizione di Gheorghe Aggi. 4 minuti ancora in questo primo tempo. Secondo le previsioni adesso la Romania dovrebbe limitarsi a controllare, soprattutto i giocatori della Steaua dovrebbero tirare i remi in barca. Aggi. Si propone Rednic. Si riparte da Jovan. Si propone Aggi. Cercava la finezza per la Katush. Non rinuncia mai allo spettacolo Gheorghe Aggi. Bakalov. Buono il suo inserimento. Bakalov resiste finché può. Poi Sabau lo travolge. Non c'è stata cattiveria, direi, nell'intervento di Sabau. Soltanto un grande impeto agonistico. Un giocatore davvero notevole da questo punto di vista. Johan Sabau. 21enne. Comunque la Katush, che si agita troppo. Non trae in inganno l'arbitro. Bakalov, non è nuovo la Katush a sceneggiate di questo tipo, altro pericolo per il Milan. Rotariu, ancora la Katush, Basev, un po' disorientato. Jovan, Popescu, ancora Jovan. È buono anche stavolta il cross. Attenzione Rotariu, il destro. Kamataro e Sabau. Sabau non trova lo spazio. Cicca il pallone Tinchev. Vasev. Grandi pasticci in area bulgara. Bakalov, sicuramente il migliore dei suoi. Posizione regolare, riparte. Grande scatto. Stoichkov penetra. C'è Bakalov al centro. Aspettato troppo Stoichkov. E Bombescu recupera. Era rientrato con grande intelligenza in posizione regolare Stoichkov, ma ha ignorato troppo Bakalov, che per qualche istante si è trovato davvero in ottima posizione per la conclusione. Aggi cambia passo, Aggi penetra, pesca la Katush, è chiuso ormai, cercava Sabau in ritardo, poi ha recuperato con un fallo. 1:30 al termine di questo primo tempo. Sempre fermo sull'1-0 e vedete, pizzico di nervosismo eccessivo, l'intervento di Lakatush su Mladenov è stato sicuramente falloso e Ivanov lo ha fatto notare in modo deciso. Una Romania comunque sempre più lanciata verso il mondiale del 1990. Sono 3 le presenze della nazionale rumena nella fase finale di un campionato del mondo. Nel 1930, nell'edizione inaugurale, la Romania fu eliminata al primo turno. Dopo aver battuto il Perù 3-1, perse infatti 4-0 contro i futuri campioni del mondo dell'Uruguay. Nel 1934, nella seconda edizione, la Romania fu eliminata negli ottavi di Cecoslovacchia, 2-1, al termine di una partita molto sofferta. Nelle 70, infine, nell'edizione messicana, si prese la rivincita sui cechi, vincendo 2-1, ma fu comunque eliminata nel primo turno in virtù delle sconfitte con l'Inghilterra, 1-0, e con il Brasile, 3-2. Ormai la squadra di Jenei è a un passo comunque dalla qualificazione, qualificazione che sfuggirà ai bulgari, che nell'86 in Messico, eliminati negli ottavi proprio dai padroni di casa, ottennero praticamente il risultato più importante della loro storia in un campionato del mondo. Tempo regolamentare che scade in questo istante. Valov,
tutto sommato sembra soddisfatto del passivo fino a questo momento, sicuramente molto limitato rispetto alle previsioni molto pessimistiche della vigilia. Intanto Lakatush e Ivanov si beccano, era prevedibile. Stoichkov, Mladenov e Lakatush, è sicuramente un caratterino non facile Lakatush, e c'è cartellino giallo per Lakatush, sacrosanto direi. Abbastanza estroso Lakatush, elemento di grande talento, un carattere però un po' difficile, non è nuovo a sanzioni di questo tipo, saltò appunto l'incontro di ritorno con il Galatasaray per squalifica, sicuramente un carattere difficile, potrebbe essere richiamato in panchina magari nel secondo tempo da Yenei, anche considerando il discorso della finale di Coppa Campione, discorso fisico, anche se Lakatush da questo punto di vista è sembrato in ottime condizioni, molto pimpante, molto rapido, anche se non ha combinato granché, si è nervosito quasi subito per qualche colpo ricevuto. Di nuovo lui, quasi due minuti di recupero. Agi fa viaggiare Jovan, sempre pronto all'inserimento, Jovan penetra, c'è Sabau, tocca per lui, è buono il cross, Kamataru non riesce a schiacciare. Bella questa manovra, molto fluida, Sabau e Kamataru, è andato troppo in anticipo sul pallone, poteva rallentare un po' la sua corsa visto che sul primo palo c'era Lakatush, erano troppo vicini i due. Ancora un'occasione sciupata per chiudere questo incontro, quasi tre minuti di recupero. Agi tenta il gran numero, riesce solo in parte, poi Docev, Bombescu, riparte Rotariu, Popescu stavolta un po' fermo, sempre largo Sabau che ha preso il posto sulla fascia destra di Agi, Mladenov, Sabau se la cava, l'altro Mladenov, Mladenov, applausi per Sabau, cresciuto molto nella seconda parte di questo primo tempo. Come al solito in questi casi Lakatush, destro o sinistro per lui non ci sono problemi, cross un po' lento stavolta, messo fuori Tinchev, Rotariu, Kostadinov alla caccia del pallone, Stoichkov, Bombescu, bella Rotariu, e c'è il recupero di Docev. Siamo al limite ormai dei 4 minuti di recupero e mi sembra che davvero possa bastare. Il gioco è stato fermo in un paio di occasioni, ma mi sembra un recupero più che sufficiente quello concesso dall'arbitro Husainov, sovietico. Ed eccolo il fischio finale di questo primo tempo. Al limite dei 4 minuti, dunque Romania in vantaggio 1-0, gol di Popescu al 34esimo, un vantaggio più che meritato, anzi il risultato sicuramente poteva essere più largo. La Bulgaria se l'è cavata con qualche intervento falloso, con un pizzico di cattiveria, anche con un po' di fortuna. Tutto sommato incontro abbastanza... È cominciato da circa un minuto il secondo tempo dell'incontro Romania-Bulgaria, avete visto un tiro di Balikov, nazionale bulgara che questa ripresa attacca da sinistra a destra, i vostri teleschermi in maglia rossa. È in vantaggio la Romania 1-0, gol al 34esimo di Popescu, un vantaggio più che meritato, un risultato che anzi va un po' stretto ai rumeni che hanno avuto almeno altre tre occasioni da gol per chiudere il discorso, un discorso potenzialmente ancora aperto, anche se la Bulgaria è sembrata molto prudente, sin troppo prudente nel primo tempo. Staremo a vedere se gli uomini di Penev e Vasilev in questa ripresa oseranno qualcosa in più. Quadrato col numero 5 Mateusz,
un po' deludente nel primo tempo, ha convinto Gheorghe Agi, sin troppo nervoso per quanto riguarda gli altri uomini della Steaua. Buono il rendimento di Jovan sulla fascia destra, qualche colpo di troppo come al solito per Bumbescu, positivo sulla fascia Rotariu. L'apertura di Lacatush, su di lui era intervenuto Vasev e adesso c'è il fallo di Mladenov su Sabau. Sì, è Sabau a terra. Non è mancato qualche scontro di troppo, direi, nel primo tempo. L'arbitro sovietico Zainov alla fine ha ammonito Lacatush, ma forse ha lasciato correre un po' troppo nella fase centrale, quando la pressione rumena si è fatta davvero considerevole, sono aumentati i problemi. Intanto avete visto col numero 12, portiere di riserva bulgaro, si tratta di Donev. In effetti Valov era sembrato davvero incerto. Parte il cross corto contenuto da Tinchev. E poi l'intervento di Rednic, applausi per lui. Soprattutto sulle palle alte, Valov era sembrato davvero in grossa difficoltà. Incolpevole in occasione del gol di Popescu, ma sicuramente colpevole in altre circostanze. È l'occasione clamorosa di Lacatush, nella quale si è salvato con la schiena Ivanov, e in altre situazioni in cui Valov è sembrato davvero in giornata no. Il lancio verso Bakalov, uno dei migliori nel primo tempo. Rednic con calma. Si fa vedere come al solito Popescu, in grado di ripartire. 4 minuti di gioco nel secondo tempo. Kamataru, sempre molto macchinoso, molto pesante. Sale Jovan, si propone Sabau. Jovan penetra, pesca Lacatush. Lacatush è in posizione irregolare, forse. In effetti era al di là della linea difensiva, ancora un calcio di punizione per fuori gioco. E si riprenderà con il calcio di punizione per i bulgari, che sembrano un pochino più aggressivi, almeno in questo avvio di ripresa. Alla caccia del pallone Stoico Mladenov, anticipato nettamente. Può uscire Dimitar Mladenov e sua la sciabolata in avanti. Rednic è sempre ben piazzato. Tocco di Popescu. Mezzo pasticcio di Tinchev. Recupera Mladenov. Stoico Mladenov. E poi sbaglia tutto. Forse è disturbato fallosamente. Comunque l'arbitro a due passi aveva concesso norma del vantaggio. C'era anche Stoic. Ignorato però dal compagno. Jovan sempre a destra, ma nella Steaua appunto giocherà centrale con Bumbescu. A destra giocherà il giovane Petrescu, a sinistra Ungureanu. Sono entrambi in panchina in questa partita. Ed ecco Kamataru. Una posizione certo che non gli è congeniale, troppo fuori dal centro dell'area. Viene segnalato un fallo. Ancora scintille con Vasev e si lamenta. Scontro con Sabau, l'arbitro, anzi guardaline, prima dell'arbitro ha dato ragione al rumeno. Attenzione al calcio di punizione, sempre Lacatush. Tentava di sorprendere tutti perché c'era l'inserimento di Agi, suo compagno di squadra naturalmente nella Steaua, suo grande amico. Sono inseparabili i due, Lacatush, Agi. Eccolo qua, Gheorghe Agi, qualche numero davvero straordinario, giocato un po' a corrente alternata da primo tempo. Cross sempre pericolosa, sfiorato soltanto Lacatush. Jovan, colto in controtempo, Agi. Nato a Seceleng, vicino a Costanza, sulle rive del Mar Nero, Agi. 5 febbraio 65, ha dunque 24 anni. È nato da padre rumeno e da madre di origine macedone. Buon varco per Rednic. L'inserimento ancora
di Mateus, un buon barco per lui. Mateus tende un attimo di troppo e forse è sfortunato nel tackle. E infatti semplice rimessa dal fondo. I giocatori della Dinamo non sono sembrati in condizioni, un po' sottotono Mateus, molto deludente direi Kamataru. Ha destato buona impressione come sempre, d'altra parte grandissima continuità di rendimento in questa stagione invece Johan Sabau. Si muove Popescu. Mateus, Agi, pasticcio, recupera Popescu. Un po' debole il tocco, scaraventato a terra Bumbescu. Una rarità. Si è accesa qualche piccola battaglia in campo, qualche duello, carico di scintille, quello fra Stoichkov e Bumbescu, quello tra Vasev e Lacatouche, ancora una volta loro a contatto, vedete, interviene nuovamente l'arbitro, ancora un fallo di Vasev. 8 minuti nel secondo tempo sono già passati, la Romania è sempre in vantaggio. Agi, prova il sinistro, un po' esterno. Cominciato a giocare nelle giovanili del club di Costanza, debuttando in prima divisione nella stagione 82-83, nel girone di ritorno, quando le cose si erano messe molto male per il Costanza. Giocò 16 partite segnando 8 reti, ma non riuscì ad evitare la retrocessione del Costanza per differenza reti. Su Agi però ormai avevano messo gli occhi un po' tutti, in particolare lo Sportul e l'Universitatea di Craiova. La spuntò lo Sportul grazie soprattutto all'influendo Ceausescu, segretario della Gioventù Comunista. In poco tempo lo Sportul divenne un importante punto di riferimento di tutti gli studenti della città e Agi naturalmente il loro idolo. Buon lavoro di Bakalov. Bumbescu. Chiuso bene Bumbescu, ma c'è calcio d'angolo naturalmente per i bulgari che si affacciano in avanti con una certa conta, soprattutto direi per un certo calo della Romania. Cross di Stoichkov, Stelea, sfugge il pallone! Clamorosa opportunità per la Bulgaria. Un grave errore di Stelea ed è stato proprio Ivanov ad avere la palla buona. Rivediamo. Stelea forse disturbato anche dal sole, ma salta decisamente male. E Ivanov per poco mette dentro un pallone che davvero avrebbe generato una grandissima sorpresa. Ma la Bulgaria insiste. Romania un po' imbambolata in questa fase. Prende coraggio la squadra di Pentilev. Bumbescu. Agi, sempre delizioso, poi Lacatouche. E avanti anche Mateus. Kamataru sta a guardare. E arriva come al solito Rotariu. Mateus. Rimessa Lacatouche, è chiuso, vediamo cosa inventa Lacatouche. Nessun problema per Donev. Riparte Docev. Brutto intervento su Mladenov di Mateus. Stoicio Mladenov, come detto, gioca nel Belenenses in Portogallo, ex Sredez anche lui, terzo anno in Portogallo, aveva giocato anche con lo Sporting Braga. Bumbescu. Romania un po' distratta direi in questa fase. Rednic, Jovan, Sabau, molto bravo Mladenov, Stoichkov, Bakalov, malinteso fra i due, ma palla ancora buona. Docev, tocco maldestro. Il lavoro di Sabau,
Ancora un fallo su Aggi. Popito. Si arrabbia un po' Aggi, qualche colpo proibito ha subito nel primo tempo. Popescu un controllo difficoltoso, poi per un attimo ha recuperato ma bruciato da Tinchev. Ostadinov, Bakalov, chiude Bombescu, Bakalov, che sono le sue finte, tutto mancino però e Bombescu l'ha capito. Prova a distendersi il Romagnolo, Matteoz, lo fa sentire anche il pubblico, cerca di scuotere un po' la squadra di Lienè, un po' addormentata in questa fase. Jovan, c'è Sabau, chiama Kamataru, Kamataru, non c'è spazio per lui, prova Jovan, c'è Aggi, attenzione al sinistro, Aggi lo prova, anche stavolta senza successo, Gheorghe Aggi. Dopo le stagioni felici nello Sportul, dunque la Steaua, in particolare gli Enei, cominciarono ad interessarsi ad Aggi. All'indomani del trionfo in Coppa dei Campioni si fece avanti appunto con decisione la Steaua, richiedendo Aggi in prestito per difendere l'onore rumeno contro la Dinamo di Kiev nella sfida anche politica, direi, costituita dalla Supercoppa. Il presidente dello Sportul, Mark Popescu, seppur a malincuore accettò, anche se capì quasi subito che si sarebbe trattato di un prestito, diciamo così, definitivo. Una storia avventurosa quella di Aggi, a metà strada fra sport e politica, direi. E intanto Vasev continua a martellare, c'è anche Sabao. Sta permettendo troppo in questa fase l'arbitro. Eccolo qua, Gheorghe Aggi. Tutti lo vorrebbero, se ne potrà parlare, ha detto Valentin Ceausescu, figlio del premier rumeno, soltanto dopo il mondiale. Parte Aggi, c'è calcio d'angolo, deviazione netta della barriera, era un tiro abbastanza teso. C'è calcio d'angolo, ma a terra, dunque nuova pausa, un incontro molto spezzettato, soprattutto per qualche fallo di troppo in questa ripresa. Certo, partita non bella, né poteva essere d'altra parte con una squadra, la Bulgaria, troppo preoccupata di non subire troppi gol. Di contro la Romania, qui basta l'1-0, in cui ci sono 5 giocatori con la testa rivolta alla finale di Coppa Campioni la prossima settimana. La storia di Aggi, diciamo che dopo la vittoria in Supercoppa c'era da difendere la nuova immagine internazionale della Steaua, e così grazie anche al declino politico di Nico Ceausescu, dirottato nel frattempo a Sibiu per fare il sindaco di quella città, e grazie anche alla contemporanea ascesa di Valentin Ceausescu appunto, Gheorghe Aggi rimase nella Steaua. Ecco la battuta. C'è la spinta di Kostadinov, fischiato dal pubblico. E l'arbitro finalmente capisce che non si può andare avanti così e finalmente ammonisce Kostadinov. Rednic, fuori misura il lancio, alla caccia del pallone Balikov, doppio fuorigioco. Vedete, la Bulgaria non sembra troppo intenzionata ad accelerare i tempi, evidentemente avrebbe sottoscritto in partenza la sconfitta di misura. Rednic, vediamo Popescu, è sua la sciabolata. Kamataru verso la Katusha, ancora Kamataru,
spinge su Mladenov, troppo, gioco fermo. Continua a lamentarsi Kamataru. Sembra davvero fuori condizione. D'altra parte questo per tutti gli uomini della Dinamo, per tutti quelli non della Steaua, un po' l'ultimo grande appuntamento della stagione. Per quanto riguarda il campionato la Dinamo ha perso un po' ogni speranza. E per quanto riguarda le qualificazioni si riprenderà l'11 di ottobre. Incontri per il gruppo 1, Danimarca-Romania e Bulgaria-Grecia. Ci dovrebbe pensare forse un po' il pubblico a questo punto a scuotere un po' la squadra, ad alimentare un po' il gioco, ma intanto c'è un cambio proprio in casa rumena. Proprio in casa rumena. Attendiamo qualche istante per renderci conto di chi è entrato e di chi è. Agi che prova la manovra. È ancora Agi che non riesce a trovare lo spazio. Dovrebbe essere uscito con il numero 5 Mateusz e dovrebbe essere entrato giocatore della Dinamo, ma intanto riparte in avanti Bakalov. E buoni lanci in avanti verso Stoichkov, Bumbescu e il pallone non riesce a pervenire a Kostadinov. E riparte Jovan. Buon lavoro di Jovan, ancora in penetrazione diagonale. Sabau, prendendo un po' troppo. Chiude bene Vasev. In effetti è abbastanza deludente la prestazione di Mateusz, come avevo sottolineato più volte, molto stanco. Una stagione d'altra parte massacrante e comunque positiva per lui. Attenzione, questa Dinamo, il punto cross, l'effetto a basso, Rednic recupera. Docev, ancora un cross. Bakalov, Stoichkov. Niente da fare, non è riuscito a trovare lo spazio per un appoggio, per un tiro. Riparte Agi. È prevedibile anche lui. Colpisce un po' il pubblico. E ancora una volta gioco spezzettato. C'è un tentativo di tiro addirittura da parte di Dimitar Mladenov. Aveva intravisto Stalea molto fuori, ma davvero velleitario il tiro di Mladenov. Al 21esimo di gioco nel secondo tempo. Kamataru, un po' beccato dal pubblico in questa fase. Sabau, il lavoro di Popescu, c'è Jovan, tocco per lui, chiude Ivanov, parte comunque un buon cross, Donov. Non impeccabile dal punto di vista stilistico, però perlomeno più efficace rispetto a Valov. Buon lavoro di Kostadinov, si allarga Stoichkov, Kostadinov, bel numero, Bumbescu, un pizzico di fortuna. Attenzione, ci stiamo tutto Ivanov, Stoichkov, molto lento, impacciato in questa ripresa. Riparte la... C'è fallo su Rotariu, Sabau ancora per Rotariu che non si è accorto del tocco, se ne è accorto con un po' di ritardo. Spintonato la Katusha ancora una volta da Vasev. Si sta nervosendo ancora di più in questa ripresa la Katusha.
già ammonito nel primo tempo. Prova a impostare ancora Mladenov. Prende coraggio un po' la Bulgaria in questa fase. Bakalov. Kostadinov fa fuori Bombescu. Esce Rednic. Adesso Bakalov. Le finte di Bakalov. Ha provato ancora una volta la Bulgaria per vie centrali con Bakalov e Kostadinov, anche con Stoichkov. Sono tutti uomini in grado di saltare l'avversario e stanno creando qualche problema ai difensori rumeni, un po' macchinosi come dicevamo. Ma intanto riparte Popescu, inseguito da due uomini, c'è la Katush. Ferma tutto Dimitar Mladenov, poi va a perfezionare il disimpegno. Ancora Kostadinov, con questi lanci lunghi in effetti gli attaccanti bulgari stanno trovando più spazio. E buono il tocco per Stoichkov, buon lavoro il sinistro. E c'è la traversa clamorosa. Stoichkov, clamorosa opportunità per la Bulgaria. Si vedeva da qualche minuto. Romania in grossa difficoltà. Sta emergendo la tecnica, la rapidità degli attaccanti bulgari, sostenuti da un centrocampo meno preoccupato, direi, in questa ripresa. Si fa sentire il pubblico, ma la Romania in difficoltà. La Bulgaria che adesso ha meno da perdere. Vedete Stoichkov con grande intelligenza si era allontanato, però lui tutto mancino si è portato il palistro, ha tirato con un attimo di ritardo, ma è comunque riuscito a tirar fuori un gran sinistro sfortunato. La Katush, c'è calcio d'angolo, ha preso coraggio naturalmente la Bulgaria e la Romania sembra un po' in affanno. Fatica a ritrovare gli stimoli, a ritrovare il ritmo. Vediamo Agi. Va via ancora Kostadinov. Scatta Stoichkov, c'è anche Bakalov. Sbaglia Kostadinov, può recuperare. È sfortunato il rimpallo, anche poco lucido perché c'era Stoichkov sulla fascia destra. Controlliamo il tempo, abbiamo già superato il 25esimo, meno di 20 minuti al termine sul gol fra Romania e Bulgaria. Poco fa la clamorosa traversa di Stoichkov. Prova Agi, molto bravo Docev, si è aiutato un po' con i gomiti secondo l'arbitro. Va via Kamataru. Chiuso da Ivanov, Kamataru riesce a girarsi ma si allunga troppo il pallone. Continua a sbagliare molto la Bulgaria, buon per la Romania. Sembra soprattutto corto di fiato, sembra un po' appesantita la squadra di Jenei. Sta incidendo probabilmente anche il caldo. Tutti uomini abbastanza logorati in questa stagione massacrante. Continuano a dimostrare una buona condizione atletica, direi, Agi, la Katush sempre abbastanza rapidi, molto appesantiti Bombescu, Jovan, lo stesso Rotari in questa ripresa, è meno puntuale negli inserimenti. Adesso Jovan chiede un triangolo, si chiude in parte, la Katush non ce la fa. E poi probabilmente c'è stato un intervento falloso dello stesso La Katush. Eh sì, forse avrebbe meritato anche l'espulsione in questo caso La Katush.
intervento su Tinchev, a pallone ormai lontano. Pubblico non certo divertito da questo secondo tempo e soprattutto dalla piega che sta prendendo l'incontro, con qualche brivido, con una squadra che non riesce a trovare gli stimoli, la forza, la volontà per imporre il proprio gioco, e questo naturalmente ha indotto la Bulgaria ad assumere sempre di più l'iniziativa, cosa che sicuramente non era nei programmi della vigilia, anche se, vi dicevo, le opposte opinioni, c'era chi temeva in casa rumena questo calo, soprattutto psicologico. Non deve farsi troppe illusioni, direi, il Milan, perché a parte sono in campo soltanto 5 giocatori della Steaua, e comunque al di là dei problemi nervosi, la Katusce, lo stesso Agi, hanno dimostrato di essere in buona condizione, tutto sommato anche Jovan. E poi, se è un problema di stimoli, naturalmente, fino a che la finale di Coppa Campioni torneranno magicamente, le energie in quei casi si moltiplicano, quasi non si avverte la fatica di una stagione comunque massacrante, ma in quei 90 minuti si è in grado di recuperare davvero tutte le energie psicofisiche. Qui c'è la sensazione che si tratti comunque di uno sforzo tutto sommato inutile, visto che la qualificazione è ora di mano. Tentato ancora l'inserimento Vaiskovic e riparte Bakalov. Testa alta Bakalov, cerca Stoichkov, trovato invece Rednic, e adesso Kamataru, arretrato profondamente per recuperare palloni giocabili. Lakatush tenta lo slalom, cerca ancora Kamataru con un tocco troppo arretrato, ma Kamataru è in condizioni davvero preoccupanti, fischi meritati da parte del pubblico. Posizione regolare per Lakatush. C'è Rotario anche al centro, ha modificato la sua posizione dopo l'ingresso in campo di Vaiskovic, è andato a giocare centralmente. Rotario ha preso in pratica il posto di Mateusz. E vedete, abbiamo superato la mezz'ora nel secondo tempo, meno di un quarto d'ora, ci sarà naturalmente un po' di recupero. E comunque la Bulgaria non sembra in grado di alimentare quel gioco offensivo che nella fase centrale di questa ripresa aveva messo in grossa difficoltà i difensori rumeni. Rinvio di Donev. Jovan. E vedete, la Romania sembra già aspettare sin d'ora il fischio finale dell'arbitro. Prova però Kamataru far cambiare idea ai tifosi, prova il destro, debole, qualche timido applauso per lui. Dimitar Mladenov, certo, considerenze molto importanti, determinanti, direi, di Iliev e Penev. La Bulgaria ha disputato una partita più che dignitosa, a dimostrazione che molti danni evidentemente sono stati arrecati proprio dal tecnico Angelov, incapace, secondo la maggioranza degli osservatori, di gestire l'ambiente. Era contestatissimo Angelov, il suo licenziamento è arrivato per molti come una liberazione. Stoichkov. Rotariu se l'è andata ad inserire sulla sinistra, ha scambiato con Vaiskovic e riparte Popescu, un po' in ombra in questa ripresa,
Kamataru va incontro al pallone, ma ha subito fallo. Tutto molto lentamente, passano i secondi. La Romania sta ottenendo quel che voleva, l'1-0. Magari sta soffrendo un po', sta indispettendo un po' il pubblico, non sta facendo una gran figura, ma sta arrivando il risultato voluto. Attenzione ad Agi, che sembra proibitiva. Parte Agi, la gran botta deviata. Takatush non ce la fa, è un po' ingenuo Docev. Takatush sembrava aver rinunciato. Parte il cross, Donev, ancora una volta stilisticamente non impeccabile ma efficace. Sembra essersi già esaurita la carica della Bulgaria, può ripartire quasi per forza di inerzia in avanti la Romania. Rotariu, il gran sinistro, Donev. Sembrato se non altro più sicuro Donev. Palov è entrato in un momento sicuramente più facile dell'incontro, ma ha dimostrato una certa autorità. Travolto Takatush, sempre molto mobile. Jovan si fa capire, Bulgaria. Kostadinov punta Bumbescu. Vedete Bumbescu subito in difficoltà in questi casi, esce bene Rednic. Se l'avversario riesce ad andare incontro al pallone, ha il tempo di girarsi, dispone di una buona rapidità, di un buon dribbling. Bumbescu è fatalmente saltato. Kamataru si regge in piedi a malapena. Sabau, Agi, ancora Sabau. Chiamato in avanti Popescu. Arriva Jovan, controlla male, in diagonale Donev con qualche problema. Avete visto, un controllo non impeccabile, anche Jovan non ha un piede molto morbido. Però sa inserirsi con grande tempestività. 36esimo. Bakalov. A cercare Stoichkov. È uno scontro sospetto al limite dell'area, l'arbitro lascia proseguire. Buon lavoro di Popescu. E Mladenov sceglie bene il tempo per il suo intervento. Prova ad affondare ancora Bakalov e stavolta Stelea è sicuro su Stoichkov, sempre in agguato. È in ritardo la Katusha, alla caccia del pallone Kamataru. Esce Vasev che poi viene travolto da Kamataru, che probabilmente gli ha fatto pagare tutti gli interventi sulla Katusha. E poi riesce anche a trovare il modo per lamentarsi Kamataru. Sicuramente mal ridotto Vasev, visto che Kamataru non è andato troppo per il sottile, lo ha scaraventato a bordo campo. Attenzione, ma non il cartellino giallo che forse Kamataru avrebbe meritato.
va incontro al pallone Bakalov. Buon lavoro di Sabau. Riparte bene Sabau, attenzione, c'è Rotariu. Perde l'attimo buono Sabau. Regolare l'intervento di Docev. C'era Rotariu, più largo anche Agi. Inserimento ancora di Popescu. C'è Kamataru. E c'è l'intervento di Vasev, che non sembrava irregolare. L'arbitro concede comunque il calcio di punizione ed è sicuramente una posizione invitante per Gheorghe Agi. Intanto sta per entrare al posto di Sabau Dumitrescu. Vedete Ienei. Popescu va a dissetarsi, ma dovrebbe essere Sabau, sì, e vedete Dumitrescu, giocatore della Steaua, che però non giocherà la finale di Coppa Campioni perché squalificato. Attenzione al calcio di punizione, Gheorghe Agi, posizione invitante per il suo sinistro. Tutta la Bulgaria di nuovo nella propria area di rigore. Molto Pignolo, molto attento all'arbitro in questa occasione. C'è però Mladenov molto vicino e Agi allora preferisce la battuta diretta. La gran botta! Si salva Donev. Ben piazzato. Non ha avuto una presa impeccabile, però il pallone è riuscito a controllarlo. Jovan. C'è un po' di deconcentrazione in questo finale. Docev. La Bulgaria però non sembra poter preoccupare più di tanto. Adesso la Romania, che è ritornata all'assoluto controllo della situazione dopo qualche minuto di gravi sbandamenti. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti, sempre 1-0, decide per il momento il gol di Popescu al 34esimo del primo tempo. Buon lavoro di Dumitrescu. Rotariu. C'è il fallo di Dumitrescu. A terra Tinchev. Anzi è Ivanov. Ha avuto la palla buona per l'1-1 nella ripresa Ivanov dopo il grave errore di Stelea. Così la palla buona l'ha avuta Stoichkov quando ha colpito una clamorosa traversa. Due opportunità dunque, direi di grande rilievo nel secondo tempo per la Bulgaria. L'1-0 comunque rimane un risultato globalmente giusto, che non va più stretto alla Romania. Ecco, ripeto, adesso un gol di differenza esprime meglio la gara delle due squadre. A vuoto Bombescu. E certo non è in condizioni esaltanti Bombescu. Kamataru. Ma Bombescu è un altro di quegli uomini che deve sentire la partita, riesce a dare il meglio di sé in occasione delle grandi battaglie, deve sentire il grande clima agonistico, che certo oggi non poteva esserci per tanti motivi. Sembra molto stanco anche Popescu, ha dato molto. Rednic. E vedete, si finisce con una melina davvero
imprevedibile. Sì, avevamo detto che nel secondo tempo la Romania si sarebbe limitata a controllare, ma non si pensava fino a questo punto. Va via Dumitrescu, penetra Dumitrescu, va sul fondo, Donev vola, Kamataru recupera, anticipa. Jovan, fermato anche lui da Stoichkov, riesce a tornare per primo sul pallone, poi Zeran Mladenov, qualche intervento di troppo. Grinta di Jovan. L'inserimento di Dumitrescu forse poteva essere effettuato qualche minuto prima, ha dato nuova linfa al centrocampo, grande velocità, non c'era problema poi di far stancare troppo un uomo che appunto non sarà impegnato nella finale di Coppa. Forse ha atteso un po' troppo Jenei. C'è il fallo di Bakalov al 44esimo minuto. Dunque Romania ancora in vantaggio. Una Romania che sta per salire dunque a quota 7. Bulgaria rimarrebbe a quota 1. Già spacciata per la corsa al mondiale. Una Bulgaria che nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare la nomina del nuovo commissario tecnico. Dovrebbe trattarsi, secondo le indiscrezioni, diciamo così, dei colleghi bulgari, di Christo Bonev, ex grande giocatore, giocato anche con Asparukov, più grande talento bulgaro. Attualmente nello staff tecnico del Panathinaikos, Christo Bonev ha ancora un anno di contratto, però tutto sommato potrebbe trovare un accordo con la federazione. Ha frequentato per 6 mesi la scuola allenatori di Penev e Vasilev, torneranno rispettivamente allo Zredec e al Lettar. Gran botta al volo! Donev! Gran numero di agi, buon il cross. La gran botta al volo, forse proprio di Dumitrescu. Proprio allo scadere. Rivediamo il cross di agi, impeccabile. Forse Lakatouche è stato a colpire. Molto bravo Donev. Quadrato adesso Lakatouche. Qualche bel numero, qualche scatto di ira evitabile. Ma comunque, ripeto, mi sembrano in ottime condizioni sia Agi che Lakatouche. Discorso un po' differente invece per i difensori. Al di là dei loro limiti tecnici, sono sembrati anche un po' appesantiti. Taru. Jovan, che d'altra parte ha speso moltissimo. Adesso vedete, tenta l'impossibile. E guadagna un calcio d'angolo con grande caparbietà. Positiva comunque la prestazione di Jovan. Sulla fascia che contro il Milan sarà occupata da Petrescu. Lakatouche. Bakalov ha messo fuori. Stoichkov. Si sa bene cosa abbia tentato. Uno scontro. Tutto regolare, non è successo nulla di grave. L'arbitro lo ha capito. 1:30 di recupero. Ed ecco il fischio finale. Finisce qui questa partita non esaltante. Qualche timido applauso, anche qualche fischio dagli spalti. Vince la Romania dunque 1-0, gol di Popescu al 30.